vedi anche un video. Sì, vedi che ho buttato 5 kg di sale, vedi che ho buttato un quintale di farina, tutto. Allora, per fare questo, perché dietro alle spalle c'è, ci sono anni di esperienze che l'ho fatto. Quindi, e non ci si arriva a farlo subito, seppure si vuole copiare, ma non. Sì, alla fine sono gli appassionati però che portano, perché sono il motore. Ma ci si può arrivare, non è una cosa impossibile. No, gli appassionati che poi è come io quando vai a sciare, cioè gli sci non è che dipendeva la tomba, dipendeva gli appassionati, capito? E sta sempre con il motore e tutto quello che c'è intorno. Che si sta anchilosando, mi sto sacrificando. Ci ho pensato. Ma con loro che mi devono applaudire, non voi. Beh, comunque sta. Scusa, uscite un attimo un pezzo. Si sta affinando, viene a farlo, no? Sì. Bella, bella. Questa di 5-10 minuti è arrivata. Credo di sì. Faccio riposare, la faccio stare 4-20 minuti così ferma. Si rilassa? Si rilassa, si combatte, diciamo, la pasta. Perché così lavorando, come si dice a Napoli, si stressa la pasta, nel senso che certo, sì. Cioè, questo, la lavorazione che fa qui rimane sempre così, diciamo, non proprio lucida e liscia. La buccia d'arancia. La buccia d'arancia, esatto. Quindi la faccio riposare. Fallisce. Poi la faccio girare e la. Ah, ecco, quindi questa è bella. In pratica quando finisce la fai fermare un po' che lei si rilassa un quarto d'ora, poi gli un paio di giri. La cosa la macchina la lisce. Perché se la vado a togliere, io mi fermo la macchina, tolgo un pezzo di pasta, vedete che dura tutto. Quindi la pasta non è compatta, è come se non ha forza. Che comunque devi avere quel minimo di forza, certo. Per quando la stendi, la tieni, la metti gli ingredienti sopra, perché se non ha forza la pasta e la vai a fare sul banco e la infurni, si rompe facilmente. Ma se devi farla acquistare forza, è come se voi mi alzate un palazzo, se i fondamenti non sono forti sopra, non reggono, quindi la pasta se non ha una resistenza, non dico proprio elasticità, proprio che sia così dura. Elasticità che ci dà quella. E questa, scusa, ti inquadro un po'. E questa elasticità in pratica ti viene data dalla lavorazione facendo questa operazione di fermare alla fine un quarto d'ora, 20 minuti, quello che è. Questa è una parte, un altro diciamo con dare questa forza a questo tipo di impasto anche quando si apre.
si arrotola il panetto. Se non si arrotola bene il panetto, nonostante che ha già la sua resistenza, il panetto crolla, si scoglie sotto, rimane aperto, quindi appoggiato nella tavola si distende, si riposa, ma sotto accendo rimane sempre un po' aperto. Se la fai a stendere, accendo nella pizza, si scuola. Quindi la devi anche chiudere in modo la chiudi bene e non troppo aspetto per lavorarla dopo 2 ore, cioè nel senso stendere la pizza dopo 2 ore. Ma se invece, come già ho spiegato prima, quelli per la sera, pasta per la sera, io la vado a stringere, vuole il palmo della mano, vado a stringere, che gli do più resistenza, più duratura, diciamo, molto 12 ore, 13 ore che poi si viene lavorata la fata inizio. Quindi la vado a stringere più. Invece quello che faccio la mattina dalla mattina, la metto qua, non gli do quella stretta proprio al massimo perché la devo lavorare, gli do per un, non so, per un centinaio di pizze così e poi dopo la restringo, perché il tempo che poi se le scende la pasta la posso lavorare. Ma quindi nella madia, fammi capire, tu fai allora questo qua va nella madia e verrà usato domani. È spallinato questo... domani? Sì. Aha. Domani questo qua lo faccio. Quindi faccio l'impasto per la mattina, faccio l'impasto per la sera, perché come ho già spiegato, tutto un quantitativo per 16 ore, perché sarebbero oltre 1000 pizze. Già. Ma secondo te l'impasto più profumato è quello che hai la mattina per la sera o quello che fai adesso per domani? Profumato di più è questo qua. Quello per domani. 24 ore. Devi consegnare, le cose più... Che dura e più... Più buone sono. Quindi chi vuole mangiare la pizza... quella della sera non cambia qualcosa, nel senso che c'ha comunque la crescita di 12-13 ore, quindi non è ottima anche per il giorno. A Roma mi hanno detto, i ragazzi che stanno là, che fanno un solo tipo di impasto, non ne fanno due come fate voi qua, perché ancora non si sono... No, diciamo... vabbè, se siete ancora... vabbè, diverso la cosa. Devono trovare le cose loro. Nel frattempo il ritmo che hanno trovato loro è fatto così, fanno un solo impasto e lo fanno per la sera e per la mattina, lo fanno la mattina alle 9, alle 10, come fate voi qua più o meno. Spallinano, fanno 24 ore di fermo. Sì. Quindi puntata delle 24 ore, non fanno come spallinano subito come fate voi, ma lasciano tutta la massa ferma 24 ore fino al giorno dopo. Il giorno dopo fanno le palline e le fanno o per la sera o se avanza qualcosa addirittura se le tirano fino alla mattina dopo a pranzo, insomma. Tenendolo sempre in un ambiente che sia temperato. Fresco, sì, deve stare, deve fermare, sì. Perché non potete tenere la pasta 48 ore, crescita, quindi non va più. E si sente anche un po' di acidità, certo. E questo perché se tu la tieni 48 o 50 o 55 si sente e si usa anche come si strappa tutto, perché si strappa tutto e poi in più lo senti pure. Ma per tenerlo bene a un certo punto lo devi tenere nel frigo, fa maturare il frigo, ma è tutto così, tutto. Anzi, forse siamo gli unici, che teniamo la pasta 24 ore senza mettere nel frigo, la usiamo senza mettere nel frigo. Quello che ci rimane a volte per il giorno dopo è normale, viene tenere tutte le cose. Noi lo chiamiamo lo scavalco, quando scavalca è quello che possiamo fa. Possiamo dire le bugie, perché sinceramente uno conosce il prodotto, se si mangia la pizza è buona, però dietro si deve anche saper mantenere questo cibo. Quindi non possiamo dire la cosa al contrario. Cioè se lo devo dire, no, la massa lo tengo 50 ore fuori e non la metto nel frigo, cioè gli sto dicendo una bugia. Non è che ne sto rilevando un segreto, tutti quanti la tengono nel frigo. Fatto normale. Addirittura d'estate, d'estate tutte le cose. Cosa non ci abbiamo nel frigo? Anche l'acqua. L'acqua ce l'abbiamo adesso a temperatura pietra più fresca. Ma d'estate la tengo nel frigo. Come la senti? Ancora un po' comodo, però andiamo chiaramente, penso che andrà solo quel pochettino per andiamo noi, possiamo dire queste cose. Vedi come fa il gesto? Io vedo se ci sta la forza. La forza. Se strappa ancora non è pronta, no? No, si strappa di poco. Però dobbiamo
altri 5 milioni e poi passate. Ho detto la faccio rimanere così. Poi c'è il mio collaboratore che questo ragazzo che sta crescendo, questo è quello che dobbiamo trasmettere, sta imparando. Vediamo. Grande fortuna, grande fortuna, veramente. No, soprattutto per periodi di crisi come questa, trova un posto come Michele. Facciamo un evento, facciamo. Come? C'ho un figlio di 22 anni che fa adesso. Ah sì? Ma è passato da qua? A Londra? Sempre la pizzeria. La pizzeria che apre a ci riuscite per Natale? Ma lo so, dico per la metà di dicembre. Proprio per il momento sta là. Buono. Là è partito assieme al figlio dell'altro collega mio, Bruno, non so se lo conosci. L'altro collega c'è, cioè il figlio e mio figlio là. Quindi affiancate altri due ragazzi che poi li devono raggiungere. Ma per il momento sono andati loro. Ma già mio figlio ha fatto un'esperienza. Le grandi professionalità proprio dell'Italia, gente, artigiani che riescono a fare l'impasto fatto come si deve, come questo, a tirare fuori una pizza meravigliosa. Il mondo te la invidia e ti chiama i ragazzi a lavorare a Londra e te li paga come giusto. Sì, ma questo sono... lui ha avuto già un'esperienza a Stoccolma. Beh. Sarà a Stoccolma a lavorare per un anno e mezzo, la pizzeria è sempre loro che hanno... Lasciato mio padre giù, ma qualsiasi cosa, mo diciamo. Beh, saluta ai nostri amici. Saluto a tutti. Alessandro, amici, grazie di tutto. Siete fratelli, che la pizza sia con voi. Ma a voi. Ti abbraccio. Qualsiasi cosa sta mio padre giù, fate. Grazie. Puoi continuare un po' tu a riprendere. Ti dispiace, 2 minuti, intanto hanno quasi finito. Ciao, grazie. Dopo una mattinata sei libero, rimani... No, io devo fare le pizze. Ah, quindi tu vai giù poi? Io mangio giusto un panino, poi scendo giù e inizio a fare le pizze. No, pensavo... Mica finita qua, c'è andato. Io finisco di lavorare alle 4. La mattina alle 8 vengo qua e mi faccio le mie orture. Faccio il mio laboratorio, poi scendo giù. Magari. Te le faccio vedere le mie orture. Infatti adesso è una passeggiata a Roma, falla appena vuoi, dai, vieni a vedere. Devo venire a Roma, anche devo venire a Roma, sì, perché è frutto del... L'anno prossimo, perché mo' fine Natale sto impegnato qua. Frutto insomma anche del lavoro che fa. Ma domenica vorrei venire a Roma, perché anche per vedere a tuo amico che... Mm-hmm. Quello là. Sì, quello dell'osteria 140. E voglio venire a vedere questa pizzeria. È il frutto anche di quello che fate voi. Okay. Questa è là, state a Roma, sempre... Sì. Ma dimmi del casomai, poi
Quando a Roma glielo dico Alessandro. Assolutamente, c'è i numeri nostri, dai. Sì, sì, come no. Ci vediamo là così. Qualche domenica vengo a fare la passeggiata, l'hotel non resta là. No, poi è bellissimo perché prendi il treno, arrivi alla stazione Termini, sì. Prendi la metro e sono due fermate, tre fermate di metro e sei arrivato lì, pensa. A Piazza del Popolo. Scendi a Flaminio, la fermata si chiama Flaminio. Flaminio. Piazza, sì. Del Popolo, c'è scritto scendi 100 metri e sei arrivato in pizzeria. Ah, pure. Non c'hai nessuno stress, sì. Di nessun tipo. Se sono dalla stazione si può prendere la metro alla metro. Sì. Come anche la stazione qua, abbiamo la metro direzione, vicino. Diciamo la direzione giusta, non è che ce ne stanno tante, sì, ma secondo chi facili, sì, in direzione Piazza del Popolo e si è arrivato, una facilità, guarda, a posto. Organizzo qualche domenica, beh, al minimo insomma, o lo facciamo così, gli dai magari se no si venga a fare una passeggiata con io e mia moglie, la famiglia, sì, sì, sì. Così modo che passi una giornata un po' diversa, sperando che abbia sempre una giornata buona, perché quando non è buona. Ma a Roma difficilmente, è un po' come qua, insomma, difficilmente, può durare un giorno, due giorni, ma poi dopo. Sì, sì, è normale. Esce sempre il sole comunque. No, ma passa questo periodo qua, che è un periodo più tosto. Periodo più tosto è questo di Natale. Lavori di più, lavori la domenica, una. Ha iniziato a lavorare anche domenica, sì, a Natale? Sì, ma già dall'inizio di novembre che stiamo lavorando. Quindi allora a fine Natale, fine la vicina qua lavoriamo così. E non abbiamo la giornata di stacco. Questo per me è un periodo più omicidato. Sinceramente, per questi Natale mi seguo. Chi lavora? Il lavoro è difficile. Eh sì, la moglie di tu, anche guadagnare di più, la moglie di tu, non è che uno si lamenta. No, non bisogna neanche riposarsi, guardiamoci dentro. Sì, sì, è chiaro, chiaro. Lavorare solo dopo. Visto che sono i lavori impegnativi. Sì, impegnativi, e so qua. Essendo sempre le stesse cose, poi sono, sì, anche. Sì. Diventi un po' un automa, no? Insomma. Diventa monotono a un certo punto. La mattina questo faccio, la pasta. No, ma anche perché, cioè, il discorso è proprio questo, insomma, avere comunque riconoscimento, magari non hai nemmeno la sensazione del mondo che ti gira intorno, sì. E delle persone che vi seguono, sì. E che sono attenti a quello che fate, perché stando qua magari, sì, sì. Non riesci a interpretare, mentre intorno parlano di voi. No, cioè, sì. A prescindere, lo vedete dalle persone che vengono. Dall'essendo comunque qua, percepisci, ma anche le persone, insomma, diciamo, che sono un po' più appassionati, che non c'entrano niente con quelli che vengono a mangiare la pizza. Sì, sì. Però discussioni continue sulla famosa pizzeria di Michele e tutti i prodotti che fate, insomma. Ah, questo sì. Allora comunque è stata una grande cosa. Ah sì, diciamo che per noi è stato anche un fulmine a ciel sereno, cioè nel senso potevamo pensare a una cosa del genere, siamo, sì, rimasti un pochino noi, soprattutto noi. Insomma. Ma diciamo che loro in Francia adesso lo stanno facendo all'estero. Sì, 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 avevamo di Tokyo, di Londra. È la prima pizzeria in Italia che loro fanno franchise. E secondo me è una cosa che già potevano pensare prima. Perché Roma, come Firenze, come Venezia, sono grandi città d'arte. Certo, quindi certo. Le grandi città d'arte sono, diciamo, le piazze migliori. Ci conoscono. Sì, e qua vengono, c'è non solo romani, vengono qua a mangiare nel periodo anche della tradizione. Che comunque, ecco, il fatto di discorso che da Roma qua è un'ora con il treno, tu vai a visitare una città che... Quando finisce di lavorare è così, è grezza, diciamo. Ma facciamo un po', si è riposata un pochino, si alliscia praticamente, classico. Sì. L'impasto è pronto. Sì. Ok. Sì, mi fermo un attimo, Ettore. Sì, sì. Ti interessa?